Quest'anno il Comune ha aumentato il numero dei posti di accoglienza invernale. Alcuni di questi sono riservati ai nuclei familiari formati in genere da donne e da bambini, come il nostro. Mio marito è morto disoccupato, ma per 10 anni ogni notte mi apriva gli occhi con le labbra e mi faceva madre di altri figli. Io che cosa potevo fare? Giorni fa sono andata coi miei figli in riva al mare. Lì gli altri bambini strillavano più forte dei gabbiani e sputavano felici l'acqua salsa, mentre i genitori li spingevano nella spuma allegra. Io che cosa potevo fare oltre che dire ai miei figli: chiedete l'elemosina? Commento. Molti, se vedono un mendicante che chiede l'elemosina, in un impeto di generosità vorrebbero donare tutto ciò che hanno per aiutarlo. Ma in effetti, che cosa avrebbero fatto? Non avrebbero risolto la situazione del mendicante, avrebbero risolto solo transitoriamente la manifestazione esteriore di uno stato intimo che determina quella situazione. Così non serve modificare solo le manifestazioni della nostra intima natura. Occorre agire alla radice dell'individuo per estirpare le vere cause della sua condizione. Non serve togliere ciò che appare al di fuori delle intime brutture. Bisogna risalire alle cause. Udendo queste parole, molti le prendono a giustificazione della propria crudeltà e forse d'ora in poi si crederanno autorizzati a non soffrire più del dolore dei fratelli e a sorvolare sulle altrui sciagure. Non è questo che i maestri vogliono dirci. Noi dobbiamo sì comprendere i nostri fratelli che giacciono nel dolore, ma non essere annientati da questo dolore. Noi dobbiamo comprendere che quel dolore è utile a loro. Dobbiamo cercare di alleviare il loro dolore, ma non solo agendo su ciò che è al di fuori, ma soprattutto sulle ragioni che determinano quel dolore. Il dolore è sempre l'effetto di qualcosa che l'individuo ha fatto contro le leggi divine, ed è dal dolore che gli comprende ciò che prima non aveva voluto comprendere. Il dolore quindi non è la manifestazione della collera divina, ma per chi lo patisce rappresenta l'unico mezzo per giungere ad una conquista dello spirito. Ecco perché è importante aiutare a comprendere il dolore. Solo così è possibile superarlo e annientarlo alle sue stesse origini.